Oggi abbiamo l'onore di avere qui con noi Yalè Hevi, scrittrice, giornalista e autrice di numerosi libri, sia per adulti che per ragazzi. Questa sera ci presenterà il suo ultimo romanzo, Questa sera è già domani, finalista del Premio Strega 2018 e vincitore della quinta edizione del Premio Strega Giovani. Un romanzo che ho letto ed è veramente emozionante, che affronta con particolare tensione narrativa i temi ancora brucianti di un nostro tragico passato. Una vicenda di disperazione e coraggio che realmente è stata vissuta, ma che è riuscita veramente a reinventare in maniera completa. Questo romanzo, dentro il dramma degli ebrei in fuga dalla Germania e dall'Austria, cela un'inquietante analogia con il dramma contemporaneo dei migranti ed invita con l'autorevolezza della testimonianza a non dimenticare. La Demè Eventi Culturali ha organizzato questo tour importante ed emozionante in Sicilia e ringrazio il suo presidente Antonio Oliveri per aver coinvolto l'amministrazione comunale di Scaletta Zanclea e l'istituto comprensivo di Aliterna, portandoci qui gli Alevi. Investire in cultura e sensibilizzare alla lettura i giovani e non solo è per noi fondamentale. Invito il nostro sindaco, il dottor Moschella, la dirigente Alberti, che con entusiasmo ha accolto questa iniziativa, e il presidente Antonio Oliveri. Buonasera a tutti. E dopo circa un mese dall'incontro avuto con Ugo Foà in questo auditorium, questa sera ad 80 anni dalle leggi razziali del 1938 ci ritroviamo insieme per riflettere attraverso le parole della scrittrice Yalè Hevi, a riflettere attraverso il libro Questa sera è già domani, il romanzo Questa sera è già domani, su tematiche che già abbiamo trattato anche con gli alunni, tematiche che sono oggi ancora attuali: l'immigrazione, la solidarietà, l'accettazione. Tematiche che Yalè Hevi nel testo tratta con determinata tensione narrativa. I ragazzi, anche se questa sera non tanto presenti per via magari dell'orario, in un altro momento ci saremo felici anche di organizzare insieme all'amministrazione comunale e alla Demea un incontro magari in orario antimeridiano che veda la massiccia partecipazione degli alunni, ma attraverso i docenti gli alunni sono stati sensibilizzati alla lettura del testo e come scuola quello che a noi importa è che i giovani alunni sappiano usare intelligentemente la lettura per riscoprire se stessi e anche trovare quei valori che serviranno a fondare il loro progetto di vita futura. Grazie a Yalè Hevi per il momento che ci farà vivere. Un cordiale saluto a tutti voi, ringrazio per aver accolto il nostro invito la professoressa Levi, ringrazio anche il dirigente scolastico e per suo tramite tutto l'istituto comprensivo. Il momento letterario di questa sera si inserisce all'interno di una cornice più ampia, ma quella che vede il mese marzo, il mese della cultura. Quindi non è un momento sporadico, scomposto, ma come diceva l'assessore Cordaro, come amministrazione, nelle nostre linee programmatiche, un ruolo importante lo ricopre la valorizzazione della cultura,
anche perché investire in cultura per noi, oltre ad avere una ricaduta di carattere economico, riteniamo che investire in cultura significa migliorare la nostra comunità, non solo sotto l'aspetto culturale, ma anche sotto l'aspetto etico e morale. E quando si parla di comunità, inevitabilmente il pensiero va a quelle che sono le fasce più sensibili, meritevoli di formazione, che sono i nostri ragazzi, i quali, a me veramente spiace doverlo dire, ma stasera pensavo di poter riscontrare per questo incontro interessante una partecipazione molto più cospicua. Ciò non toglie che io ho il dovere morale di ringraziare l'Istituto Comprensivo per la meritevole opera di formazione che quotidianamente mettono al servizio dei nostri ragazzi. In questo comune processo formativo non si limitano soltanto a trasferire delle nozioni, ma io ritengo, facendo comprendere quelli che sono i valori fondamentali dei diritti dell'uomo che sono stati trasfusi nella Costituzione, li aiutano a crescere e li preparano ad affrontare la vita con un poderoso senso civico. Come diceva bene, sto dilungando troppo, taglio. Come diceva il nostro dirigente scolastico, abbiamo avuto qualche giorno fa, quindi in questo filo continuiamo stasera con la professoressa Levi, ed è un momento per accendere i riflettori su una pagina buia di storia, quella delle persecuzioni razziali, delle aberranti leggi razziali. Deve essere un momento per meditare, deve essere un momento per riflettere, ma penso che debba essere soprattutto un momento per reagire, e lo dobbiamo fare con fermezza, utilizzando quelle semplici rudimentali strumenti che sono, io penso, l'accoglienza, la solidarietà e la tolleranza. Io concludo, perché l'ho fatta lunga e voglio ricordare a me stesso quello che mi diceva sempre il professore al liceo: ragazzi, voi dovete leggere, 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 perché leggendo non finirete mai di sognare. E io penso che sognare non c'è età, ma questo incontro deve essere anche del momento, lo diciamo per noi anche adulti, che dobbiamo riuscire a trasferire ai nostri ragazzi che leggendo, oltre ad acquisire quelle conoscenze e quella formazione consapevole, leggendo e con questa conoscenza loro possono veramente allontanare la paura del diverso, e allontanando la paura del diverso riusciremo sicuramente a costruire un mondo migliore, una società più solidale, una società migliore. Grazie. Scusate. Allora, buonasera a tutti. Già mi sembra che sia la terza volta che vengo qui a Scaletta, e io sono grato a questa amministrazione perché soprattutto è molto sensibile a ricevere gli autori, a sposare dei progetti che noi portiamo in giro per l'Italia, dal nord al sud. Tra i nostri progetti ci sono progetti che riguardano il bullismo, che riguardano il femminicidio, che riguardano la grande guerra, che riguardano la famiglia e che riguardano la Shoah. In questo periodo stiamo lavorando tantissimo su questo tema perché è il mese della memoria. Siamo partiti praticamente l'11 gennaio e non ci siamo mai fermati. Pensate un attimino, siamo stati in Sicilia per 9 giorni, toccando praticamente tantissime città. Siamo stati a Modica, siamo stati a Palermo, siamo stati a Trapani, cioè siamo stati dappertutto. Ma eccezionalmente questa volta la richiesta è stata così tanta che siamo dovuti ritornare, perché c'è stata l'amica mia che mi ha chiamato: c'è Antonio, devi venire qui anche tu a Scaletta Zanchè. E quindi abbiamo organizzato un ulteriore tour, siamo stati in questi giorni nelle scuole di Lentini, nelle scuole di Augusta. Dovremo ancora ritornare, pensate un attimo, perché nel frattempo la richiesta è aumentata, e quindi torneremo anche a maggio, pensate un attimo. Quindi quello che quando ci sono delle amministrazioni così sensibili a questo tema, al tema che noi proponiamo, viene, come posso dire, una cosa, te la senti di andare proprio lì
dove ci sono degli amici, ci sono delle persone che ci tengono a far sì che la cultura non soltanto venga portata nelle scuole, ma che venga portata anche in certi ambienti dove si incontra un pubblico più adulto, dove si possono fare dei veri e propri confronti. Ieri siamo stati in una biblioteca bellissima di Lentini dove c'erano oltre 100 persone. Cioè, è veramente, come posso dire, anche Elia si è commossa perché ha visto che tante persone si sono avvicinati e ha detto Antonio, ma quindi vogliono veramente bene. Allora, vi do una chicca. Lia mi dice ogni volta che arriviamo a Catania, sai, ti devo confessare, io mi sento un po' siciliano. Grazie Lia, grazie Sindaco, per me è un enorme piacere lavorare sempre con questa amministrazione, speriamo di andare avanti anche per altre volte. Grazie. Grazie. E adesso Anna Maria Virginia, la ministra di Bella. Signora Levi, o Lia Levi, come vuole essere chiamata. Signora lo vogliamo. Lia Levi, va bene. E allora, grazie di essere tra noi. Siamo onorati. La nostra comunità, piccola grande comunità di Scaletta, che poi copre tutta la Riviera in buona sostanza, perché Scaletta ha una scuola media, una scuola dell'infanzia, una scuola primaria, ma appartiene, faccio un po' la storia, poi parlerò con lei, così lei guarda, siamo in una grande scuola, no? E appartiene all'istituto comprensivo di Aliterne, visto questo grande testone che ci dice che siamo all'interno di una struttura comunale che accoglie anche una scuola. Questo è molto importante, io so che lei ha un rapporto particolare con le scuole, quindi lei adora andare nelle scuole, è un momento importante della sua vita e ce lo dico per il fatto che è da 9 giorni in Sicilia. Bene, passiamo a Lia Levi, scrittrice, ma prima di essere scrittrice, giornalista, presidente della rivista mensile, direttore della rivista mensile Shalom, e autrice di romanzi per adulti, principalmente per adulti e per bambini. È arrivata da poco alla scrittura. Come è giunta alla scrittura? Allora, arrivata da... No, prima un attimo, solo dato col microfono, volevo anche ringraziare delle parole gentili, dell'accoglienza, del fatto che ci abbiate aspettato. Io sono una puntuale un po' innervosita, ma ho trovato un'atmosfera quanto mai così distesa. E grazie al sindaco che è presente, che non ci capita sempre, di solito arrivano i saluti da parte di... Ecco. Allora, e ringrazio lei, la ringrazio molto. Come sono arrivata alla scrittura? Certo, è già un po' una storia che sembra un pochino artefatta, ma è vera. E cioè tutti pensano, cioè è una giornalista, ha fatto 30 anni di giornalismo e poi di colpo dici no, voglio cambiare. Invece è proprio il contrario, e questo è il contrario. Io da bambina leggevo tantissimo ed ero in questo modo entrata nel mondo del libro, non solo la scrittrice c'è dentro. E in quel momento, in quegli anni lì, ho deciso che avrei voluto diventare scrittrice, anche perché avevo paura che i libri non bastassero, perché ne leggevo tanti, devo dare un contributo. E tutto questo sarebbe rimasta un'idea che mi passava per la testa, ma io mi sono scritta una lettera vera a me stessa giovane, proprio a me stessa futura, grande, adulta, in cui dicevo, cara Lia, ricordati che devi fare la scrittrice, non dire che sono tutte sciocchezze, che già conoscevo il mondo degli adulti, che poi ti prende un po' così, vabbè, l'hai detto così. E questa lettera non l'ho perduta perché invece di scriverla
su un foglio, come si fa una lettera, ho scritto su un blocchetto che è rimasto con me insieme a tutti i ricordi dell'infanzia, quindi ce l'ho ancora. Però io non l'ho dimenticato e l'ho considerato reale solo quando la sono presa molto calma. Sapevo che un giorno l'avrei fatto, però poi dopo gli studi ho fatto la giornalista un po' per vari motivi, ma anche per quando sei giovane bisogna tener conto che lo scrittore è un mestiere solitario, sei da solo, scrivi in casa tua dove vuoi. Invece in gioventù hai anche il desiderio di lavorare con gli altri, lavorare in squadra, di lavorare nel mondo, quindi questi anni di giornalismo mi sono stati utili. Però poi a un certo punto ho sentito che ti stanchi oppure non vai più d'accordo con la dirigenza, succede, siamo esseri umani, e era arrivato il momento della scrittura. Io per me stessa avevo scritto negli anni dei racconti, ce ne sono tantissimi, però diventare scrittore significa scrivere per pubblicare. A un certo punto dice, però in tempi recentissimi, però se lo diciamo da una certa età in poi, siccome il mio primo libro è uscito nel 94, quando parlo ai ragazzi, ai giovani, dico, beh, ho scritto un po' tardi nel 94, parlando ai giovani come se parlassi delle guerre puniche, per loro tantissimo. Allora questo fatto che ho cominciato tardi sta un pochino allontanandosi, man mano che l'interlocutore è un giovane. E dopo parliamo di altre cose. E allora, il suo primo romanzo viene pubblicato, quindi l'ha detto lei, nel 1994, per Una bambina e basta. È un romanzo che, come ha detto lei in alcune interviste, le ha aperto il coperchio dei ricordi, della memoria. E cos'è la memoria per lei? Ecco, prima dico una piccola frase legata a questa domanda, perché alcuni pensano, naturalmente ognuno poi si fa il quadro che vuole, che il motivo che mi ha spinto a scrivere fosse appunto il desiderio di rendere note, di far conoscere cosa sono state le vicende, le esperienze, che è un momento difficilissimo, e quindi, come dire, io adesso testimonio. E invece non è stata così, perché la letteratura non nasce in questo modo, non nasce con un programma, con un intento. Sì, può nascere allora una dialistica, il libro storico, il libro di impegno civile. È proprio il contrario, cioè nel momento che adesso sento che devo scrivere, quella storia è venuta a rappresentare l'oggetto del mio racconto. Ed è per questo che uno sceglie, se tu scegli la letteratura non procede per programmi. Infatti io ho una frase che non è mia, ma che mi piace dire, di Proust, che dice scrivere un libro, insegnare un libro dove c'è un messaggio è come fare un regalo lasciando il cortellino del prezzo. Adesso dovete imparare qualcosa, non è stato così. Però non voglio eludere naturalmente il tema della memoria. È logico che raccontando questo tipo di storie, poi va bene, non va bene, il lettore si identifica e quindi nasce la partecipazione, quello che hai provato, il senso dell'ingiustizia, qualsiasi cosa che deriva non da fare proprio questa storia. E quindi non come programma, però il messaggio c'è perché ti trasforma appunto in... E la memoria, c'è la seconda parte della domanda, la memoria è molto diversa dai ricordi. I ricordi sono quelle cose che tutti hanno, che possono svanire nel tempo, che puoi anche cambiare senza volerlo, tu li metti dei particolari che non c'erano, alcuni li afferri, altri li lasci andare. La memoria è elaborazione dei ricordi, cioè i ricordi li fai tuoi, li trasmetti, ci lavori sopra sia sentimentalmente, cioè dai lo spessore che meritano, e anche storicamente, e quindi diventano un possesso universale, sempre presente. Cioè la memoria è quello che resta di un racconto del passato, cioè tutti i sentimenti base, l'amore, l'odio, il tradimento, questi che formano il nostro modo di essere, quindi si nutrono del passato ma non sono passati.
sono vita, sono le storie di ognuno di noi, sono i destini, le trasformazioni, i ricordi, certo. Il materiale, sì sì. Certo, certo, certo. E questo libro, Una bambina e basta, che è qui con me. Sì, certo, è un'edizione per i ragazzi, che poi è un libro per adulti, per ragazzi, per tutti. Vince il premio Elsa Morante come opera prima, la fa conoscere come scrittrice del suo, diciamo, libro primo libro autobiografico, perché Una bambina e basta è Lia Levi, giusto? E ci può anticipare, ci può raccontare qualcosa di questo libro, poi andremo piano piano a quello che è il libro di questa sera. Certo. È importante questo libro, secondo me, perché la fa conoscere a tutti, adulti e piccoli, e la presenta a noi. Prego. Sì, sì, infatti il mio libro autobiografico, anche questo largamente autobiografico, quasi tutto vero, con qualche piccolo spostamento dovuto a motivi letterari, qualche, è necessario qualche volta spostare un avvenimento, però ma è naturalmente la mia esperienza di bambina cresciuta in mezzo alle leggi razziali. Una bambina che, siccome era piccola, insomma, avevo 6 anni, avevo fatto la prima elementare alla scuola pubblica e sono stata cacciata via dalla scuola, è stato spiegato da mia madre, però con un tono molto tranquillo, a me non aveva rappresentato niente. Molti con qualche anno più di me hanno un trauma, mio marito tutta la vita questo trauma, lui era alle medie, di essere cacciato via dalla scuola. La scuola rappresenta la società, no? E quindi perdi gli amici, gli insegnanti, ti senti scacciato, è una cosa che è bruciata tutta la vita. Io no, perché ho fatto la prima elementare, la scuola non mi piaceva. Quando mi hanno detto non puoi più andare a scuola, che devo questo regalo. Veramente che fosse una cosa che il regime mi voleva fare questo sconto. Quindi non l'ho vissuto come problema. E così era una famiglia di quella molto protettive, come si è con i bambini un po' piccoli, mia sorella era ancora più piccola, quindi non ci spiegavano niente, tutto quello che succedeva veniva un po' appena accennato come un programma pratico, mio padre ha perso lavoro, per esempio mio padre non sapeva che fare, mi faceva ritratto, stavo a casa, io devo stare ferma così, e io dicevo ma perché non torni a lavorare, cioè non avevo coscienza, ecco. Però non è questo il punto diverso, perché i bambini, quello che non capiscono veramente, captano. E io captavo questa angoscia che c'era a casa. E questa cosa di sotterfugi, di cose che bisognava nascondere, che si chiudevano nella stanza quando parlavano, il telefono erano continuamente chiamati. E io ho sviluppato un'angoscia, sapevo che c'era qualcosa. Ecco, allora ecco questo perché mi soffermo sul lato psicologico. Perché quando scrivi il libro, questo libro, io sono partita dalle mie impressioni, da questi adulti che si agitano, che non si capisce perché, queste cose che succedono, che non le capisci, però le senti, fino naturalmente, finché si è trattato di leggi razziali del fascismo, che erano molto più gravi di quanto la gente vuole far credere, certo paragonate alla Shoah, allo sterminio, tutto diventa piccolo, però non per questo non esiste più. Poi invece quando c'è stata l'occupazione tedesca di Roma, dico Roma perché noi ci siamo spostati in città, ecco, voi eravate fuori, quasi fuori, e allora lì la storia è diventata più drammatica, i miei genitori sono stati molto accorti, ci hanno nascoste da 3 bambine ancora prima che cominciasse le deportazioni in un collegio di suore con un falso nome, perché i nomi ebraici sono riconoscibili e Levi più che mai proprio il cognome tipo, facendo finta di essere cattoliche, dovevamo far finta di essere cattoliche, fare quello che facevano altre bambine, e lì ho raccontato diffusamente com'era vivere per delle ebree. Adesso cioè, non sarebbe neanche tanto il problema se vive davvero mischiato, ma visto che gli ebrei sono stati cacciati e messi da una parte, era ancora più difficile dopo inserirsi. Il nome cristiano, Maria Cristina. Sì, Maria Cristina. Mi è sembrato il massimo per un ebreo chiamarsi Maria, e non, vabbè, lo sapete più di me. Cristina c'entra Cresco,
dico vabbè, più cattolica di così non potevo diventare, mi hanno proprio questo nome. La nonna con gli ossetti, che vendeva ossetti. Ah, quello nell'altro. Bellissimo di questo libro. Questo no, questo però è il seguito, nell'edizione c'è solo questo. Ecco, invece un altro libro che si chiama Se non vi arrete, sono i racconti del dopoguerra, in questa edizione Mondadori ha messo anche l'altro. Lei dice: non mi piacciono i grandi, l'inizio di questo libro è: non mi piacciono i grandi quando decidono di farti un discorso. Si sentono evoluti e magnifici, ti guardano negli occhi, cercano il tono a mezza altezza, ora saprai tutto anche tu. Ci penseranno loro a impacchettarti la notizia come una merendina. No, questo è l'inizio della Bambina e Basta. Particolarissimo, questi adulti che si sentono, adesso vi parlo, ora prendo i bambini e glielo spiego cosa è successo, però glielo spiego a modo mio per non spaventarli. Certo, però poi alla fine Lia Levi, la bambina che vuole sentirsi una Bambina e Basta, scopre che c'è dell'altro. Piano piano, non solo, perché poi gli avvenimenti diventano più clamorosi, quindi c'è la doppia valenza: da un lato te ne accorgi, cambi casa, cambi città, insomma qualcosa, e in più cresci. Un adulto può rimanere tutto un periodo più o meno uguale, una bambina più piccola dopo comincia a capire. A Roma, perché Roma, perché per esempio a noi non ci dicevano che il nostro nemico era il fascismo Mussolini. Anche per paura che se i bambini parlano poi hanno i genitori. Quindi io credevo fosse una brava persona, e che fosse offensivo parlarne male. Arriva a Roma, tutti. Roma c'è una comunità ebraica, un quartiere popolare molto. E questi parlavano, tiravano in giro, e mi si è aperto un mondo. Ho capito tante cose. Tante cose anche in un modo più vitale. Che qualcuno, quando devi rimuginare tra di te, sei anche introverso. In un'intervista lei ha dichiarato che comunque Roma è una città cara, perché finalmente dopo tanto girovagare suo papà riesce a trovare un lavoro in incognito, ma riesce a lavorare. Questo le fa riacquistare una dimensione, diciamo, di normalità in quel periodo dove c'erano solo state emanate le leggi razziali, ma ancora non c'era stata l'invasione da parte dei tedeschi. Quindi diciamo che si continuava in una normalità tra virgolette, però poi tutto precipita, voi riuscite a salvarvi in tempo prima che il 16 ottobre del 43 i tedeschi entrino nel ghetto ebraico, voi riuscite a salvarvi in tempo. No, sei così. No, Roma, siccome è una città indisciplinata, questa indisciplina può anche avere un risvolto positivo. In questo caso quest'anno l'hanno preso. L'hanno preso, insomma, l'hanno accettato, un lavoro segreto, privato, quindi, ma sì, c'era una certa normalità, perché ci si allinea anche al passo. Alla fine ti ricordo, la scuola ebraica c'era, mio padre lavorava, c'erano tanti diritti che non avevamo, uno lo sa che non lo può fare. Sì, c'è una certa normalità, certo, l'invasione tedesca che dava la caccia all'ebreo casa per casa, allora è logico. Non era più normalità. Assolutamente. E poi faccio un salto di qualche anno. Faccio un salto perché, insomma, il contesto storico lo conosciamo. Contesto storico nel quale questi due romanzi che io oggi ho portato perché insomma la rappresentino è chiaro, no? Siamo nel 1938, l'invasione delle leggi razziali, l'Italia si allinea più che mai con la Germania nazista. Mi è piaciuto molto di trovare nel suo modo di scrivere sempre quella sorta di leggerezza nel descrivere le situazioni dell'animo umano, una leggerezza che fa vedere il dramma che viene sfiorato dalla tragedia, perché la tragedia è fuori. Lei parla delle vite delle persone nella loro quotidianità. E questo me li ha fatto sentire, e comunque tutti coloro i quali hanno letto questi romanzi, questo romanzo in particolare, Questa sera è già domani, hanno fatto sentire questi personaggi, queste famiglie familiari. E lei parla delle storie, delle vite
che si intrecciano nella storia con la S più grande, con la S maiuscola. No, la ringrazio di aver detto questa cosa, perché proprio è l'essenza di questo libro. Perché la storia, vabbè, c'è una storia che incombe, che quindi, specialmente nei periodi così drammatici, determina la tua vita, sposta gli obiettivi. Però poi la storia è vissuta dalle persone, e le persone non sono tutte uguali, cioè il tuo modo di essere, il tuo modo di pensare, il tuo modo di rapportarti agli altri, la tua gelosia, il tuo complesso di inferiorità, tutte le cose di cui siamo formati, tutti gli esseri umani, agiscono. Non è che tutti dicono facciamo un ragionamento, siamo in pericolo, scappiamo. No, nel ragionare, nel rapportarsi con la storia contano il carattere, le vite umane, i rapporti, e questa è una storia di essere umani, per cui sì, alla fine è anche un romanzo di formazione, perché questo personaggio, prima bambino così eccezionale, bambino prodigio, poi bambino normalizzato, madre positiva, di cattivo carattere, ostile, rancorosa, così sono gli esseri umani. E questo ti fa capire che non, le vittime non devono essere santi, non devi fare dei personaggi, la bambina buona, il papà che ti mette il mantello, ti porta nella notte fuori, non è quello, sono famiglie qualsiasi con il proprio carattere, le proprie dinamiche familiari, e che reagiscono alla storia non solo confrontandosi con la storia, ma confrontandosi con la propria vita familiare. E quindi ognuno reagisce a modo suo, si intreccia, per cui la storia grande, come ho detto, diventa piccola, diventa storia di famiglia. Che ti dice che facciamo, la mamma non vuole partire, il padre sì, questo è, diventa piccola, però nello stesso tempo, siccome tu così l'assimili, la fai tua, attraverso i personaggi, ridiventa grande, non grande il mio libro, ma grande, che ce l'hai così in mano e la puoi capire, la tua tua. Uno ci prova, questo è quello che vuol fare, poi se ci riesce non sta bene. Alessandro, questo ragazzo, questo bambino, lo conosciamo piccolo all'inizio del romanzo, portato a colloquio con il rabbino capo della comunità. Ci troviamo a Genova, la città di Genova, la città dell'ambientazione del romanzo, questa famiglia, questi Rimon, che sono una famiglia della borghesia genovese, mamma, papà, figlio, questo bambino Alessandro, un bambino prodigio. Quando ho sentito la mamma, ho letto, leggevo della mamma che con una sorta di egocentrismo vedeva nel figlio un futuro, proprio un prodigio, un futuro splendido. Poi questo nel corso del romanzo avrà delle svolte. Mi è venuta in mente una cosa da insegnante che le volevo dire. Quando noi ci confrontiamo con i genitori, alcuni dei genitori, quando siamo a colloquio con i genitori, diciamo, il ragazzo è così, ha questo genere di valutazione, eccetera, eccetera, molti genitori restano increduli perché restano delusi dalle nostre valutazioni. Allora io ho utilizzato questo termine, narcisismo parentale, e la mamma di Alessandro, questa mamma particolare, rappresenta oggi, potrebbe essere oggi un personaggio, un genitore che vive di narcisismo parentale, riversa sul figlio, si rispecchia sul figlio, riversa sul figlio tutte le frustrazioni per una realizzazione splendida del futuro. Quindi è attualissimo, la quotidianità di queste persone, la vita di queste persone descritte nel suo libro è più che mai attuale. Poi parleremo dell'attualità ancora più grande che si allinea a questa storia, a questa sera già domani. E mi è piaciuto molto l'esergo che lei ha posto nel libro di questa grande poetessa, Emily Dickinson, che parla della memoria, della memoria. Posso leggerlo? È bellissimo. Il sacro ripostiglio che chiamiamo memoria sceglie una scopa molto rispettosa e fallo in gran silenzio. Sarà un lavoro pieno di sorprese.
oltre all'identità, potrebbe darsi che altri interlocutori si presentino. Di quel regno la polvere è solenne, sfidarla non conviene. Tu non puoi sopraffarla, invece lei può indolire te. Il merito di Emily Dickinson è una cosa molto bella, e poi proprio si lega non solo al concetto di memoria, che parliamo così continuamente, perché va trattata anche con rispetto. Questo è il pericolo: quando un tema diventa troppo mediatico, allora comincia la televisione, voglio l'ebreo di turno che mi parli, oppure ti chiamano, ti dicono puoi raccontare la sua due minuti, però massimo due minuti. Ecco, questo è, no, renderlo proprio commerciale, ma vuoto, tu devi coprire il tema, quindi ci vuole rispetto. E questo però era invece rivolto anche a me, perché essendo una storia di famiglia, la storia di mio marito, io devo stare, potevo restare sopraffatta, perché il rispetto non è tanto per i fatti, ma per la sfumatura del carattere, per quello che può essere stato il rapporto con questa madre, che nella verità è stata una madre di cattivo carattere. No, a proposito però del genio, vuol dire una piccola correzione, il narcisismo parentale è bellissimo. In questo caso c'è una piccola giustificazione, che il bambino era precoce, quindi era geniale, tant'è vero che salta due classi, e qui ecco, c'aveva meno di... ecco, però era precocità e non era genialità. Era precocità. No, per dire che le madri proprio delle volte è bravissimo, sì, non è bravissimo, sì, per niente. Però era Alessandro, che poi lo possiamo dire, Alessandro è praticamente, questo libro, il cui protagonista Alessandro non è altro che si ispira alla vicenda di Luciano Tass, suo marito, un grande studioso dell'ebraismo, della questione arabo-palestinese. Israelo-palestinese, di senso russo, che ha vissuto, che ha vissuto questa esperienza, che chi legge il libro o lo leggerà vedrà alla fine del testo un documento ufficiale che risale al giorno in cui sono riusciti ad essere ammessi nella Svizzera, che era, diciamo, la terra promessa. La terra promessa. Che bene. In questo libro i protagonisti sono questa famiglia Rimon, con tutto il loro seguito. Abbiamo la mamma Emilia, papà Mart, di origine francese con un passaporto britannico, e abbiamo il nonno Luigi, questi due zii che impazziscono per questo piccolo genio che è Alessandro, e la grande storia che è fuori, che incombe, che sta incalzando. Perché non si sente, vero? Sì, non mi sto spostando. Ah, ok. Volete tenere No, possiamo farci. Va bene così anche. E secondo me c'è un altro protagonista in questo romanzo. È la collana della nonna Rachele. Ah, beh. No, non c'è più bisogno di quello. Certo, è il perno della storia, la collana, insomma, una catenina con un simbolo ebraico. E certo, è il filo portante ed è l'evento, no? L'evento strategico della famiglia attraverso il ragazzo che sarà il protagonista, e sarà lui, il ragazzo che dalla madre disprezzato, la madre non perde occasione per dire ma tu che ti credi di essere, visto che non è più un genio, tanto vale che glielo dica lei, che cosa credi di capire, e invece sarà lui che con la sua tenacia e anche con una specie di intuito forte, cioè la parte istintiva gli fa fare un'azione che sembrerebbe irrazionale, cioè è irrazionale, che però invece si rivela la fonte della salvezza attraverso questa catenina con la stella ebraica. Sì, certo, è il filo, è il perno dello svolgimento della storia. Assolutamente, perché dimostra il coraggio di continuare a mantenere un'identità. E secondo me questo è un grande messaggio, mantenere un'identità
nella condivisione, nell'accoglienza, nella diversità, perché questo è importante. Oggi noi viviamo una società che è una multisocietà fatta di mille provenienze, di mille religioni, di mille atteggiamenti, e non ci possiamo permettere più il lusso di mettere da parte o essere messi da parte. No, certo. È così. No, così, certo. Ma no, qui ci sono, non è che sono i messaggi, come ho detto prima, non è che tu scrivi un libro e ci metti il messaggio, ma le cose vengono da sé. C'è una scena che sarebbe quando bussano alla porta della Svizzera, che è una scena di respingimento, cioè allora non si chiamava così in termini di respingimento, perché questi non li vogliono, ci siamo troppi, siccome loro avevano documenti falsi e quindi non risultavano come ebrei, ho detto ma noi non possiamo mica, perché ce lo dici che voi siete persone in pericolo? Quindi c'è questa scena molto tormentata. E poi però il ragazzo certo si ribella, però le argomentazioni che tirano fuori gli ufficiali, i soldati della dogana, non sono frasi solo di cattiveria, sono frasi che hanno una loro logica molto crudele. Dice, non possiamo prendere tutti, se prendiamo tutti andiamo a fondo tutti. Però sono così tristi nella loro parte di realtà, ma parte della realtà che di cui bisogna tenere conto, che io ho preso un pezzettino da un giornale di adesso e l'ho attribuito a un ufficiale di dogana di allora, tipo ma l'Europa non sono tutti in pericolo, tutta l'Europa verrà a venire qui, perché ci sono delle risonanze emotive che ti colpiscono, sono delle cose eterne, no? Fra sì, il cosiddetto buon senso e però la necessità etica di dire che c'è un essere umano che vuole vivere, è un problema eterno. Assolutamente, quindi lei ha preso, ha aggiornato, cioè ha estrapolato una parte di una notizia di oggi e l'ha fatta, retrocedere al 1943, sì, pazzesco, non è cambiato niente. Niente. Questo sì, però dico, già nel titolo di questo romanzo è racchiuso moltissimo di quello che lei racconta, di quello che in ognuno di noi. La sera, lei parla della sera dello Shabbat, no? Certo, certo. Religioso, perché si intrecciano, no, i momenti religiosi dell'ebraismo con tutto quello che succede nel romanzo e gli sviluppi poi accanto alla storia, con la S maiuscola. Questa sera è già domani, è un titolo positivo. Certo, ma non mi ricordo, un gruppo di ragazzi che l'aveva considerato pessimistico, però tante, non l'ho talmente capito che me l'hanno spiegato, ma quando una cosa la capisci un po' ti dimentichi, non mi ricordo qual era. Non rientrava nelle sfumature che voleva dire. No, perché questa sera già domani nel senso più generale hai un domani. Hai un domani. E quindi hai un futuro e quindi sei salvo. Poi ci sono queste connotazioni. Lei è bravissima, dalle feste ebraiche, per cui la festa comincia la sera prima, no? La Shabbat specialmente, c'è cioè l'accoglienza del sabato, il venerdì sera, e la scena finale di nuovo, vedi un gruppo che sta cominciando il venerdì sera e già sta nella salvezza. Però poi il simbolo anche di questo, poi ognuno dei simboli se li crea anche, e significa forse anche che il tuo futuro te lo costruisci lavorando prima. Io infatti, è vero, guardi, io ho scritto, dopo aver letto questo romanzo suo che mi ha colpito particolarmente, perché è un momento della nostra storia che è un po' una vergogna per noi italiani, adesso diciamola tutta, perché alla solita noi, quando ci sono state le leggi razziali, anche voi, anche lei nel libro lo dice, gli italiani così alla buona, ma no, non brava gente, no, brava gente, in Italia si fanno le leggi quando si applicano, però la verità è che noi, che gli italiani, no, noi adesso non accettiamo niente, ma gli italiani si erano alleati con i tedeschi ed è successo quello che è successo, perché poi c'è stato
c'è stato l'armistizio firmato con a tradimento, quindi alla fine è successo quello che tutti conosciamo anche in Italia. E io ho scritto in merito a questo titolo bellissimo che lei ha messo a questo suo romanzo, ultimo romanzo, che per raggiungere il tuo obiettivo devi impiegare bene il tuo tempo, non devi tergiversare. Alessandro, il protagonista del romanzo, si impone alla sua famiglia, dice: noi dobbiamo scappare, lo dobbiamo fare in un certo momento, perché poi non ci sarà più tempo, c'è anche la tempistica da prendere, il nostro domani è fatto anche dalle scelte che noi facciamo. No, è esattissimo, io non ho bisogno di parlare perché c'è una persona qua. Che mi ha interpretato talmente bene anche nelle sfumature, nelle cose che ha portato fuori. Perché sin da piccola anch'io mi sono appassionata attraverso la lettura e lo studio a questa parte della nostra storia, tantissimo, perché è una ferita non solo per chi appartiene alla cultura ebraica, è una ferita per l'umanità. E quando un personaggio come lei, o altri che abbiamo avuto ospiti, che abbiamo conosciuto, o di cui abbiamo letto i libri, arriva tra noi, oltre che un onore, è un momento di crescita, di conoscenza e di sviluppo della nostra persona nel senso più intimo del termine, che non ci dobbiamo far sfuggire, perché questa sera è già domani. È questa cosa brava. Nella spalla del cappotto la catena della nonna Rachele con suo inciso la stella di Davide, e questa è l'identità che gli salverà la vita, che salverà la vita a tutta la sua famiglia. Quindi noi dobbiamo mantenere un'identità che sia di purezza, di valori, è importante oggi. Questo è, ha un significato pregnante nel romanzo, quella dell'identità da mantenere. Ma certo, l'identità poi è una cosa molto composita, perché per esempio l'identità ebraica è difficile da, perché sai, cioè, cittadini italiani di religione ebraica, no? Questa era la formula giusta, però se tu non sei religioso, che ebreo sei? Questo è un problema che resta aperto, per cui la gente discute, gli ebrei discutono, insomma adesso il discorso si farebbe complicato, una certa cultura, tradizione, forse il fatto di essere un gruppo che malgrado tutto ha resistito, perché tutti i popoli dell'antichità sono spariti, no? Anche i fenici, grande civiltà, e perché questo gruppo? Forse perché non ha fatto proselitismo, chiedeva solo il diritto, io sono, voglio essere a modo mio, che fastidio do alla società, lasciatemelo essere. E quindi è una resistenza, e forse astrattamente ho diritto, se non danneggio nessuno e neanche voglio trascinare qualcuno nel mio mondo, ho diritto di essere diverso, ma perché qualcuno mi deve dire che non lo posso essere? Quindi è un simbolo molto importante, e quindi l'identità ebraica, quella dei religiosi è più facile, sì, questa è la mia religione, degli altri, e informazione. Informazione può anche dire no, non la sento, è sempre in movimento, è l'uomo in bilico, e questo è affascinante, un po' faticoso ma affascinante. Assolutamente. E i nostri giovani, questi rifugiati, queste persone che si affannano a trovare la felicità, alla ricerca della felicità, diciamo. No, la felicità, poverini, io non credo che proprio cercano, forse la serenità, ma ci sono delle scene terribili dal punto di vista emotivo, dal punto di vista storico solamente perché la chiarezza, noi siamo nati per ragionare, no? Per dire, perché se diciamo che è tutto uguale, allora non esiste più la conoscenza. Quindi quando si fanno paragoni troppo stretti storicamente sugli ebrei perseguitati e questo po' i popoli così che fuggono, non è la stessa cosa. Storicamente gli ebrei sui treni ci andavano non perché cercavano di scappare, ma perché erano stati catturati ed erano destinati alla morte. Qui è diverso, però dal punto di vista quindi storico
sì, è una fuga verso la ricerca del benessere, di una normalità di vita, di fuggire dalle guerre, però poi quando vedi queste persone disperate in fuga da un punto di vista emotivo e anche etico, uguale, perché io vedo delle fotografie di genitori che cercano di mettere i bambini, almeno loro dall'altra parte della rete, che loro però, e penso a quelli dei treni della morte, cercavano ogni tanto un bambino di, quando rallentava, di buttarlo lì, qualcuno lo raccoglie e lo salva, ecco, avrà una vita. Quindi allora la soluzione, non c'è nessuno di noi che dice, però la soluzione è che il problema si affronti in modo anche nazionale, tenendo conto della storia, della geografia, dell'economia, però non dimenticando l'etica, perché adesso siamo in un periodo che questo non mi fa comodo, se va sott'acqua meglio un problema di meno, questa è la cosa che dico. Assolutamente, ecco. Non bisogna coltivare questo tipo di idee, assolutamente. No, ma non sono neanche idee, sono istinti. L'istinto dell'uomo, certo, fuori dalla civiltà, e poi suscitare odio, genera le parole, no, le parole si trasformano in azioni, è impossibile, è questo. Però quando i ragazzi delle scuole, sono molto angosciato di questo, perché mi dicono questo quasi tutti, ma loro uguale, siamo di nuovo in quel momento, ecco, non è così. Perché, no, l'ho già detto sempre, ma è una cosa che tranquillizza anche gli altri. Quando questo odio razziale di vario genere, no, è stato però tradotto in azioni, quindi in eccidi, è avvenuto sempre in dittature. Quindi fascismo, nazismo, stalinismo, ecco. Adesso, malgrado tutto, con tutti i difetti traballanti, siamo in democrazia. E quindi si può protestare, formare movimenti, andare a parlare con le persone dal mare, un volontariato, quindi noi, anche i ragazzi, cercate di, no, io non è che posso dare consigli di vita, però la protesta nasce dalla sensibilità, no? E dal pensiero corretto. E quindi non siamo come allora. Non siamo come allora. Questo libro ha vinto un premio, ha vinto, aspetti che dicevo, questo libro ha vinto il premio Strega Giovani. È bellissimo questo che i ragazzi abbiano scelto questo romanzo, perché sono dei ragazzi, la giuria è composta solitamente da ragazzi che hanno tra 16 e 18 anni. Qual è il suo rapporto con i ragazzi, con i giovani? Lei li frequenta tantissimo. Sì, io li frequento, però non è che frequentavo quelli che mi hanno votato, No, anche perché questa giuria è segreta. No, perché ci sono i grandi casi editrici che fanno i loro giochi, cercano di convincere, cercano di interferire. Quella per i giovani è assolutamente onesta, perché non si sa come sono le scuole, ogni anno cambiano, e anche chi lo sa, metti che uno lo sa, ma chi è poi che vota? Dove vai? Vai a cercare i corridoi? Ecco, e quindi diciamo che questo mi ha fatto doppiamente piacere, perché è una scelta autentica. E poi a me è interessato, a parte sono stato contenta, è logico, di capire il perché. Allora dopo ho avuto qualche spiegazione, cioè nessuno può dire il perché degli altri. Da quello che ho capito, essendo un ragazzo sedicenne, loro che ha problemi con la famiglia, una famiglia insomma difficile da trattare, problemi con la storia, ed è un ragazzo. Non è un eroe, però uno che reagisce con coraggio, anche a scuola, con le rivolte. E, per esempio, un ragazzo mi ha detto, quando si rifiuta il protagonista di fare il saluto romano con la scena, io ho pensato, io sarei stato capace di farlo. Questo a me mi ha colpito, perché era portato a se stesso. E poi si è risposto sì, e mi fa piacere per lui questo. La scena che lei cita dal suo romanzo di Alessandro che si rifiuta di fare saluto al preside Castorina, sì, che viene poi preso in considerazione da un professore, da un intellettuale.
un professore comunista, comunista sì, sì. Che lo invita, continua a studiare e fai camminare le tue idee. Sì, 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 continuiamo a studiare. Allora no, appunto, venendo al rapporto con i ragazzi, indipendentemente dal fatto di chi mi ha votato, però poi le motivazioni ho dovuto cercarle, poi magari non sono esatte, non è che. Però adesso, specialmente in questo giro, incontro molti ragazzi dei licei, perché la cosa che è cambiata prima, magari il pubblico adulto, per tutti i libri che ho scritto, mentre Bambine Basta va bene per le medie, è diventato un po' un classico nelle medie per il giorno a memoria, e questi ragazzi di liceo si sono proprio identificati. E allora ho avuto degli incontri bellissimi, perché non è che tu vai lì, gli spieghi, ti fanno delle domande per sapere, loro è circolare. Mi dicono delle cose, molto, lavorano tantissimo. Bellissimo. No, molto bello, bellissimo. Questa Sicilia me l'ha regalato, ecco devo dire, perché sono ragazzi preparatissimi. Non so neanche farmi la ragione perché. Sono più preparati, lo fanno più proprio, forse riferiscono a quella mentale, la sensibilità. Devo dirlo, ma non perché sono in Sicilia, grazie, quello che ha detto lui è vero. Grazie. Che cos'è il cantiere adesso, Via Levi? Cos'è? Cos'è il cantiere, Via Levi? Ah, ma il cantiere, adesso io alterno libri per bambini, perché quelli per adulti sono molto impegnativi, poi anche quando credo i personaggi, dopo non puoi dire adesso via, come se mandi via degli amici e mi credo subito degli altri, quindi scriverò. Però poi sto scrivendo per bambini che non ho finito, non sto rispettando i tempi che mi sono data perché parto sempre e quindi ho delle scadenze. Poi però ci sarà una cosa, questa un po', io ho scritto un libro fuori tema, su una storia di donne, e questo vedevo che forse l'opinione pubblica non era pronta, da me sono tutti i libri, quelli per adulti, su questo tema, invece lo avevo lì, un altro editore l'ha letto e mi è piaciuto, e quindi uscirò con un'avventura, forse altro pubblico, non le scuole. Bene, lei si diventa sempre. Però il titolo è carino, quello lo dico. L'anima ciliegia. Bellissima, bellissima. Complimenti. Ormai si sa, io sono un po' imbarazzata, esco dal mio tema un po' protettivo, no? Adesso la faccio uscire io fuori, ma continuo. Ascolti, una delle ultime domande che voglio fare. Sì. Domani è la giornata internazionale della donna, lei ha parlato adesso di un tema che affronterà un tema sul sì, nome. Sì. Cosa dice alle donne oggi? Io cosa dico alle donne? Prima di tutto io voglio desidererei che le donne parlassero tutte insieme, perché se non c'è l'unione per far passare le cose, io penso che più di tutto bisogna agire sul costume, perché mentre le leggi, mi sembrano quasi tutte quelle che una volta certi lavori che erano preclusi, insomma sappiamo tutti che il cammino è stato fatto, quello lì. Resta quello che io non riesco a capire, la differenza di stipendio, che le donne a parità di lavoro, perché le cose, tutte le cose ci ragioni, io questo non riesco a ragionarci, ma perché? Non lo so. Dal mio punto di vista dico sempre che una donna per raggiungere determinati livelli di ambienti di lavoro fatica più dell'uomo. In certi lavori sì. Io ho fatto anche al giornalista, col direttore del giornale. Giornalista, direttrice, quindi gomito a gomito con l'uomo. Per carità. L'editore era la comunità ebraica, quindi patriarcale, no? La religione patriarcale. Nessuno mi chiamava direttore, siccome ci lavorava anche mio marito. Si rivolgevano sempre a lui come se io proprio non esistessi. Una volta una signora del piano sotto ha detto: ma lei non sa chi è questa signora? Io dico: finalmente è la moglie del direttore. Ecco, allora lì ho vissuto tantissime frustrazioni. Nella letteratura no, non è che dice una scrittrice, qualcuno dice la scrittrice femminile e che le donne siano storie d'amore, ma non è vero per niente.
No, non si è. Però ecco, no, per finire, mentre sulle leggi, tranne questa del lavoro, si è ottenuto tanto. Sul costume niente, sul costume è più forte. Ah, ma questa cosa è una cosa da donna, dico cose familiari, mia sorella era una biologa all'Enea, facevano delle riunioni importanti, poi dicevano tanti uomini, dicevano, ah ma però bisogna prendere qualche appunto, qui abbiamo parlato tanto. No, tutti guardavano. Guardavano dalla parte sua, dicevo io sono. Vabbè, allora queste cose bisogna continuare a farle. E lasciamo perdere qualche omicidio. Vabbè, quelle sono le note tristi. E a lei? È stato bellissimo incontrarla. Personalmente ho avuto questo onore ed è un momento che porterò come sempre con molta delicatezza. La sua figura, il suo sentirla parlare mi ha emozionato, lo sono ancora, e mi accompagnerà. E la ricorderò e spero di rincontrarla ancora. Anche io. Allora dico adesso una cosa molto carina, che il giorno delle donne, che ci siano tutte donne come lei. È carina. Signora Levi può rispondere. Però non avendo letto il libro è un po' più difficile, no? Anche su altri, no? Anche su qualsiasi altra questione. C'è qualcuno che vuole fare delle domande? Io mi avvicino. Sì, prego. Sì. Allora, Lia, noi ormai ci conosciamo da molti anni, quindi io seguo da tantissimi anni, anche quando vivevo a Roma, prima di andare a Parigi, la scrittura di Lia, ho letto tanti romanzi di Lia. E allora ti volevo chiedere, Lia, riflettevo su questo, mentre parlavate, tra l'altro una bellissima conversazione, riflettevo su questo aspetto, secondo me molto importante. E tu dicevi una cosa molto giusta, dicevi non si parte da un messaggio, si parte da un'esigenza di scrittura e poi chiaramente quello che scrivi finisce per avere un obiettivo e quindi comunque per dare un messaggio a chi legge, però non è, come dire, la volontà che spinge. Ecco, si parla spesso di romanzi in rapporto alla storia, ai momenti storici, però in realtà ci accorgiamo, riflettevo, non so se poi mi dici tu se sei d'accordo con me, leggendo molte delle tue opere e mettendole insieme a confronto, è come se la storia è questo sfondo, la grande storia, e lo sfondo, diciamo, dei racconti che vengono fatti nei due libri. Poi abbiamo delle storie individuali, ma in realtà, pensando un po' a tutti i due libri, è come quando penso alla Commedia umana di Balzac, no? Cioè nel senso, poi in fondo nei tuoi romanzi ci sono i diversi tipi umani, per cui trovi il coraggioso, trovi il vile, trovi il traditore, trovi, ci sono delle scene molto forti, molto belle con quei vicini di casa che anche lì commettono dei tradimenti, ecco, allora tu ti rendi conto che sono persone che in tutti i momenti storici sono umane, cioè nel senso, così come allora, trovi anche oggi chi ha il coraggio di combattere fino alla morte, chi dice il saluto romano non lo faccio, chi invece trova il suo tornaconto e si piega. Ecco, allora ti volevo chiedere quanto in questi anni di scrittura della tua carriera, della tua lunga e bellissima carriera, scrivere romanzi ti ha dato proprio la possibilità di conoscere dei tipi umani e di riflettere soprattutto sulla natura umana, che è varia, è mutevole, però in qualche modo si ripete sempre, dal mondo greco fino ad oggi siamo sempre quelli. Quindi ecco, in questo senso la fucina della scrittura, ecco, ha rappresentato per te un laboratorio anche di scoperta nel tentativo di capire chi siamo, che cos'è l'umanità, in fondo
uguale a se stessa sempre, no? E in ogni momento storico, al di là delle particolarità. Va bene, allora un saluto speciale lo posso fare al mio amico Luigi, che si può portare la Messina come qua, tra l'altro, così come lui segue me, io seguo lui, è stato uscito un libro molto bello, l'ho letto prima, te lo dico. Con un grande onore. E c'è un nostro storico diverso, perché sono i pittori del periodo dell'impressionismo, più o meno, no? Quindi però tu hai affrontato il problema, il rapporto tra vicenda individuale e sfondo storico. No, la cosa che tu mi hai detto è interessante ed è così, perché i tipi umani delle mie storie, nessuno è. Prima, forse nel primo libro è un po' più tenue, c'è la meno indignazione, però il primo libro, nessuno è un santo, un buono, un eroe, sempre combattuto. Forse però quello che tu dici, che la letteratura ti ha ispirato queste diversità, io penso che sia la vita, di più, è per la letteratura, certo, poi dopo tu trovi gli archetipi, trovi, ma che devo fare? Me l'ha detto, me l'ha chiesto anche un insegnante, no? Ma io sono rimasta colpitissima, ho detto, ma si può andare contro lo Stato, anche se tu pensi che, no, poi mi basta così, se tu pensi che fa una cosa sbagliata, ma noi dobbiamo obbedire allo Stato. Io ho detto, ma signora, ma questo mi dispiace dirlo, dicevano i nazisti, io vedevo gli ordini, no, sono rimasta molto colpita, no? Da questo. Questa domanda gliela ha posto un insegnante, sì. Mi mette in imbarazzo perché noi... perché gli insegnanti anelano la libertà e danno... No, lei era preoccupata di tradire lo Stato per cui lavorava. Allora ho detto, ma scusi, ci sono gli archetipi, Antigone, cos'è? La lotta tra la legge dello Stato e la legge morale che abbiamo detto, certo. Si svolge tutto su questo polo. No, questo insegnante aveva proprio come problema, diceva, io sono pagata dallo Stato, devo venire. Quindi devo rispettare le leggi dello Stato. A Iesi. Non eravamo in Sicilia. No, assolutamente. L'ho detto così. Ma era incosciente, sì. Qualche altra domanda? Ma aspetta, non ho finito un attimo. Sì, dicevo, prego. Allora dicevo, in letteratura certo che poi facciamo un paragone con Antigone o con, che ne so, Motello, Iago, ecco. Però le osservazioni dei personaggi li prendiamo dalla vita. Più vivi, più conosci persone. Molta gente mi ha chiesto, ma come ha fatto, nel pubblico, con la madre che sta antipatico, ma come ha fatto a conoscere mia madre? Non sapevo che conoscesse mia madre. Sì, un'altra mi ha detto mia suocera, ma lei ha descritto mia suocera, conosce, ha descritto un tipo di donna che esiste, quella che non gli va mai bene niente. No, non so se sei d'accordo, sta più della vita. Poi sai, si vive in mezzo ai parenti, non che i nostri parenti non così, i nostri sono buonissimi, però qualcosa, qualche tratto, glielo rubiamo. Qualche altra domanda, qualche altra curiosità da chiedere alla scrittrice? Bene. Cara Lia Levi, un applauso. E le chiedo mettermi un autografo. Adesso la mia borsa che c'ha la penna. Quattro cinque. Vabbè, senti, la dopo quell'altra, io perché sono tutto di mano. Brava. Non la trovo, la troverò. Quella qui. Allora, come si chiama di no? Virginia. Avevo tante altre cose da chiederle, però l'emozione mi fa aggrovigliare i pensieri. Io sto qua. E allora inviterei qui
e anche la mia collega Rosella Costantino, che con la quale abbiamo lavorato insieme, perché anche questa intervista con lei avesse uno sviluppo il meno banale possibile, perché si vede che lei non ama le banalità, assolutamente, assolutamente. Vieni Rosella, vieni, anche perché questo è tuo, questo libro, quindi lo devi fare autografare tu. Grazie ancora Antonio, perché ci ha dato l'opportunità di avere in mezzo a noi una persona speciale, davvero, grazie. E se riusciremo insieme, con il benestare della nostra dirigente, insieme potremo organizzare degli eventi che vedranno i nostri ragazzi coinvolti a 360 gradi, protagonisti, perché i protagonisti alla fine devono essere loro, generazioni future, devono imparare assolutamente e devono continuare ad apprezzare questo valore. No, no, io una cosa voglio dire, cioè noi come prima situazione, come cose importanti su cui dobbiamo lavorare, in modo particolare in questi piccoli comuni dove non c'è proprio l'esigenza, sia perché le famiglie, sia per tante situazioni ambientali, per tante questioni, bisogna far sì che i ragazzi imparino ad andare in libreria, ad acquistare il libro, cioè perché tutte le volte che noi glielo diamo, loro non lo sentono proprio, perché quando tu il libro lo dai come qualcosa che viene imposta, non è la stessa cosa se noi gli insegniamo al ragazzo ad andare in libreria ad acquistarlo, sono due cose completamente diverse, bisogna educarlo a scegliere, questo è il segreto. Poi noi facciamo un lavoro particolare, e questo dobbiamo dirlo, perché per me il tessuto principale è la scuola, perché da lì che parte tutto. Quello di far sì che i ragazzi prendano il libro, lo leggono, lo approfondiscono insieme agli insegnanti, e solo allora si può organizzare l'evento. E noi su questo abbiamo dei successi veramente incredibili. Ci sono, siamo stati proprio il primo giorno, martedì, il comune di Fiume Freddo, martedì grasso, giornata carnevale, tutte le scuole di corse, ha emanato il sindaco, ha emanato una comunicazione che le scuole dovevano essere aperte, e hanno portato i ragazzi al teatro, 400 ragazzi al teatro di Materione di Fiume Freddo, c'erano 400 ragazzi. Questo è veramente sale di radio, solo questo. Thank you.
piacere.